Luci spente e occhi al cielo alla mezzanotte del 10 agosto a Piazza del Plebiscito. Tutto pronto per la notte di San Lorenzo, uno degli spettacoli più attesi dell'anno. Il tempo incerto e nuvoloso non ha fermato il pubblico di appassionati e curiosi che si sono ritrovati in piazza per esprimere i loro desideri alla vista delle stelle cadenti, che tornano ad essere protagoniste del cielo di agosto. Si tratta dello sciame meteorico delle Perseidi, dal nome della costellazione di Perseo, che attraversa l'orbita terrestre durante il periodo estivo, più noto come il fenomeno delle stelle cadenti di San Lorenzo, che nelle notti tra il 10 e il 13 agosto costituisce l'occasione per osservare questo fenomeno spettacolare. Turisti e napoletani di ogni età hanno partecipato all'evento, guidato nell'osservazione delle stelle con i telescopi messi a disposizione dall'Unione Astrofili Napoli, un'associazione che studia e promuove la conoscenza dell'astronomia. Ascoltiamo Andrea Tomacelli, presidente dell'Unione Astrofili Napoletana. Siamo qui per far vedere al pubblico la volta celeste praticamente, protagonista della serata fino a quando non tramonterà dietro i palazzi e Saturno. Poi a mezzanotte abbiamo preso accordi col comune che spegneranno le luci dell'intera piazza e cercheremo magari di vedere qualche stella cadente dello sciame delle Perseidi. Abbiamo due telescopi, sono due Smith Cassegrain da 20 cm e abbiamo installato qui, sono diciamo dei telescopi che noi li chiamiamo da battaglia, cioè sono facilmente trasportabili ma rendono un'immagine ottima per il neofita che si vuole avvicinare per la prima volta al cielo. Stiamo puntando, come abbiamo detto, Saturno, che è il pianeta con gli anelli, è più bello da vedere. In più abbiamo installato un'impostazione multimediale con presentazioni di vario tema di astronomia. Ovviamente il piatto forte della serata sono le lacrime di San Lorenzo. Possiamo avere lacrime piccole e lacrime molto forti. Non è detto che se si guarda riusciamo a prendere in gergo qualche bolide, cioè qualche meteora bella grossa che fa non solo rumore ma anche una bella scia colorata da verde a varia, può variare fino ad arrivare al rosso arancione.